Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 163, Mio Podcasting. Ecco, di cosa si parla in questa puntata? Ecco, io ho deciso che in vita mia non andrò mai più a votare. Voi direte, cioè, a me cosa me ne frega? Beh, c'è una ragione. Se mi ascolterete per meno di 5 minuti, cercherò di essere chiarissimo. 29 maggio 2023, TGCom 24. Inchiesta Covid, la procura di Brescia chiede l'archiviazione per Conte e Speranza. 29 maggio 2023, ANSA, Covid, la procura di Brescia chiede l'archiviazione per Conte e Speranza. In precedenza, per uno stesso tipo di inchiesta, il 18 ottobre 2021, ANSA, PM Milano, archiviata l'inchiesta più albergo Trivulzio, i parenti amareggiati e la domanda di giustizia è stata elusa. Dunque, sul quello che si profilava all'orizzonte come uno sprazzo di giustizia che potesse essere ristabilita, almeno in parte, con la procura di Brescia, ecco, in realtà a giudizio non ci sono nemmeno andati. Archiviato perché il fatto non sussiste. Però è davvero così? Ecco, la procura ha deciso così dopo che è stata varata la legge della riforma Cartabia del governo Draghi, che ha dato un'interpretazione particolare anche al reato di procurata epidemia. Ora, però, se andiamo a scavare, procura di Brescia, c'era la testimonianza di quello dell'OMS, It took some time before a formal guidance became available, che in buona sostanza quello dell'OMS, la relazione tutta abbuiata dal ministro Speranza, stata che fu tolta online perché dall'OMS non era gradita una cosa in alto, in buona sostanza si diceva l'esperto dell'OMS relazionava che in prima ondata l'Italia aveva fatto molto molto male. Quindi c'era una persona informata sui fatti dell'OMS che relazionava che la prima ondata era stata male gestita. Una persona informata sui fatti, non un passante così. Poi c'era la testimonianza del professor Merle, che, come si è visto nei vari podcast che potete trovare qui, linkate, ci sono varie bloggate in cui il professor Merle, praticamente su internet, in vari webinar, racconta di errori reiterati e sistemici all'interno della gestione pandemica in prima ondata, in seconda ondata, in terza ondata e via dicendo. Basta andare a ascoltare dalla viva voce del professor Merle, una persona informata sui fatti, un genio, che anche lui, diciamo, quando parla di queste cose, è una persona che è informata sui fatti, sa di che cosa parla, non è, diciamo, un primo passante così per strada. Il perito di parte che, diciamo, curava, diciamo, l'associazione che aveva fatto denuncia per procurata epidemia, strage, archivio e omicidio premeditato plurimo, queste erano le fattispecie astratte che si potevano ventilare dalle denunce dell'associazione dei vari parenti per la perdita dei parenti. Ecco, il perito di parte era il professor Crisanti. Il professor Crisanti, anche lui non è un primo passante così per strada, è quello che ha scoperto il ruolo degli asintomatici e di Fauci sintomatici nell'epidemia Covid. Aveva fatto tutto il conto e aveva visto che c'erano un pingue cospicuo numero di extra morti, quindi se in prima ondata fosse stata gestita in modo diverso, a parere del professor Crisanti, ecco, ci sarebbe stata la possibilità di salvare un cospicuo numero di persone. Ora, il professor Crisanti, professor Merle, quanto quello dell'OMS, pardon, non mi ricordo il nome, ecco, non sono tre persone passanti così per strada, sconosciuti, e nessuno dei tre ha vinto il campionato mondiale di Rutti nel 2020, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.
Quindi non sono persone che hanno vinto il campionato mondiale di rugby, sono persone, praticamente, professori universitari, quoziente intellettivo elevato, sanno di che cosa parlano quando si parla di epidemie, sono persone specializzatissime nel loro campo, luminari nel loro campo, e quindi se il loro parere è un po' più di un'opinione personale, perché diciamo sono persone estremamente specializzate e nel loro lavoro sanno di che cosa parlano. Nonostante tutto, quindi, gli elementi fondanti c'erano, a mio avviso, non sono voluti andare nemmeno a giudizio, perché praticamente tutta l'inchiesta è stata archiviata così, a giudizio non ci sono nemmeno andati, non si è dato modo nemmeno a un giudice di primo livello, né tantomeno ad una giuria, di sentire le parti, sentire il perito di parte, sentire le persone informate sui fatti e vedere ed esprimersi e sentire la difesa, la difesa di Conte e di Speranza. Niente, non si è andati a giudizio, di modo tale che tutto è archiviato. Ecco, vi potete fare un'idea già da soli. Evidente come il sole che, a mio avviso, siamo in uno stato di merda, una falsa divisione dei poteri. La magistratura ha proprio abbandonato il popolo italiano, si è rifiutata di riportare una parziale legalità. Ecco, io per questa ragione ho deciso che non ho intenzione più di andare a votare, perché è evidente che qui siamo in un regime cattocomunista avallato dai fasci, e quindi farsi prendere per il culo andando a votare, a mio avviso, ecco, non ha senso. Ora, se tutti la pensassero come me, se quasi tutto il corpo elettorale non andasse a votare, si formerebbe una robusta e potente maggioranza silenziosa che, a mio avviso, potenzialmente sarebbe pronta a disintegrare politicamente destra e sinistra in un possibile avvento di un nuovo partito. Questa minaccia della perdita dei benefici indotti dagli scranni potrebbe essere l'unica motivazione a spingere i partiti politici ad espellere le serpi di Soros, che sono distribuite principalmente a sinistra, ma sono presenti anche a destra. I partiti politici, in asfissia di consenso, farebbero la stessa cosa che fecero, per altre ragioni, durante gli anni 70, quando i partiti politici ebbero ad espellere gli estremisti violenti dell'applicazione della rivoluzione russa o della controrisposta NATO o della strategia dell'attenzione. Ecco, ma il fatto che il corpo elettorale non vada più a votare e si vada sotto il 50% di affluenza, questa è una possibilità che potrebbe permettere, appunto, non andando a votare, di forzare il sistema politico e di riformarlo in modo democratico, utilizzando appunto il corpo elettorale, l'arma politica del non voto. Ecco, questa sarebbe una soluzione pulita, chirurgica e democratica. Però a me sinceramente mi pare assai remota, perché tutti i mass media sono controllati dal blocco cattocomunista, fascio cattocomunista, tutti d'accordo nell'applicazione della strategia di rigenerazione di Soros e il corpo elettorale, per definizione, a memoria breve. Quindi la vedo buia, ecco, dal punto di vista democratico, di che si possa effettuare, diciamo, un ripulisti democratico espellendo le serpi di Soros equamente distribuite un po' più a sinistra, ma presenti anche a destra. Ecco, per questa ragione io non andrò a votare, sia perché non spero che si possa, diciamo, portare il corpo elettorale sotto il 50%, utilizzando quindi l'arma politica del non voto per indurre una ripulisti ed una espulsione delle serpi di Soros, sia perché casomai non si andasse sotto il 50%, ecco, io non ho voglia di andare a votare in un regime cattocomunista avallato dai fasci, e non ho intenzione di farmi prendere per il culo andando a votare persone che, sia a destra, sia al centro, sia a sinistra, condividono tutti la strategia della rigenerazione di Soros. Rigenerazione di Soros che, applicata una volta dimostrato empiricamente che è possibile ammazzare italiani malati e vecchi come un secondo olocausto, con una selezione
per una morte scientifica di un virus che è andato a colpire proprio i malati e i più vecchi. Ecco, una volta i ripulisti dell'olocausto, si può fare una seconda, una terza, una quarta e via dicendo, quindi si può applicare in modo indefinito la strategia di rigenerazione di Soros più volte, perché si è dimostrato empiricamente che appunto le due inchieste che erano state scatenate, diciamo, dalle persone che avevano subito, diciamo, in modo violento l'applicazione della strategia di rigenerazione di Soros, avevano fatto ricorso sia a Milano per la questione del più albergo Trivulzio, quanto per la questione delle aree rosse non fatte a Bergamo, Alzano Lombardo e Nembro, e la procura di Brescia però ha archiviato tutto, quindi di conseguenza, ecco, ci siamo capiti. Ecco, se volete andare a espandere queste mie riflessioni, il link lo trovate in descrizione. E quindi che cosa vi posso dire? In primis non andare a votare, in secundis ricordare, anche se la legge Cartabia varata dal governo imporrà l'oblio di Stato, e che il governo Meloni si guarda bene da demolire la legge Cartabia, ecco, io in secundis suggerisco di ricordare sempre la destrutturazione della memoria dell'epidemia Covid applicata dai mass media e da Chiesa Cattolica. E quindi il contratto segreto, la strategia di rigenerazione di Soros, ci troverete linkate tutta una serie di bloggate, rigenerazione Soros parte 1, il Covid come un forno crematorio ambulante, il contratto segreto, le sue incognite osservate nell'Oda Loop, il contratto segreto Solving the Equation, il contratto segreto nel 2008 l'Apple Arbor batterologica italiana, rigenerazione Soros parte 2, il contratto segreto, storia ed applicazione in sintesi. La strategia della rigenerazione di Soros e la dottrina Monroe-Bush osservata in prospettiva storica, e la strategia della rigenerazione di Soros osservata in prospettiva storica, più per una visione sistemica sul blog cercate con il tag rigenerazione Soros. C'è poi il podcast Epidemia Covid in Italia dal 2020 in memoria storica, che anche questo, diciamo, questo podcast si andrà ad aggiungere. Quindi non andare a votare e ricordare, rifiutando all'oblio di Stato che negherà l'esistenza della rigenerazione di Soros. Quando il pesce puzza dalla testa, il sistema protegge se stesso. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.